Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Mondo Virtuale Official Channel. Io sono il vostro amichevole videomaker Dalm e vi ridò il benvenuto nella mia umile camera con tanto di letto sfatto per un nuovo appuntamento di Dalm Consiglia. Dopo un primo episodio dove vi consigliavo una serie di Netflix che si trova solo su Netflix, e se non avete visto il video non vi dirò cosa, andatevelo a vedere assolutamente, commentate se avete visto la serie in questione. Oggi vi voglio consigliare un film. Dopo un po' di mesi sto facendo un piccolo recupero di tutti i film che mi sono perso agli Oscar. Non voglio aprire un dibattito su quanto sia, diciamo, non giusta o giusta l'Academy nelle varie premiazioni, eccetera. Però devo dire che il film che vi voglio portare oggi mi è piaciuto parecchio. Oggi vi voglio consigliare Arrival. Arrival è un film del 2016 diretto da Denis Villeneuve. È un film di fantascienza e per quanto la sinossi possa sembrare molto banale e alquanto facilotta, in realtà non rende giustizia al vero film. Ma quindi, Dalm, perché ce lo consigli se è così semplice la sinossi? Perché in realtà la sceneggiatura, ragazzi, è qualcosa di eccezionale. Voi sapete, o meglio, adesso sapete che la mia passione è la sceneggiatura, è lo scrivere, quindi cerco sempre di documentarmi su come è stato scritto un film che mi è piaciuto. E questo veramente è qualcosa di immenso. Lasciamo stare il reparto tecnico perché l'audio e la regia e la fotografia sono bellissimi, anche se sanno di già visto, soprattutto la regia e la fotografia, però rendono veramente bene quello che si vuole, diciamo, esplicare con il film. Per darvi una piccola idea su cosa parla il film, dopo l'invasione aliena, le maggiori potenze del mondo cercano di reclutare delle persone per cercare di decifrare quello che gli alieni comunicano. Ebbene sì, questo film è basato sull'interazione tra umani e alieni. E come avviene in questo film è qualcosa di geniale. Da subito può sembrare che in realtà sia molto semplice, ma c'è molto 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 di più sul fuoco. E infatti i due protagonisti interpretati da Amy Adams e Jeremy Renner, rispettivamente una linguista e un matematico, scoprono il segreto e il mistero che si cela dietro questa lingua aliena. La parte fondamentale di questo film è proprio questa interazione. Si resta a bocca aperta quando gli umani cercano di capirsi con gli alieni e non si riesce bene a capire se gli alieni siano ostili oppure se vengono in pace. Insomma, è un film che va visto e se l'avete visto e vi è piaciuto commentatelo qui sotto e cerchiamo anche di parlarne senza far troppi spoiler, perché per chi non l'ha visto, voi sapete che i Dalm Consiglia e i Maga Consiglia cercano di non fare spoiler e vi invitano a vedere tramite i nostri consigli qualcosa o leggere qualcosa che a noi è piaciuto tanto. E che cosa aggiungere? I contenuti speciali del Blu-ray, se potete acquistarlo in Blu-ray, mi raccomando, fatelo, perché i contenuti speciali sono bellissimi e spiegano veramente nel dettaglio come è stato realizzato il film. Non mi sono dilungato nel dire che è tratto da un romanzo, eccetera. Io vi consiglio semplicemente il film, questo è da vedere, ragazzi, mi raccomando, cerco di non far vedere il riflesso. Vi invito di nuovo a scrivere qua sotto se il film l'avete visto e vi è piaciuto oppure non vi è piaciuto e perché vi è piaciuto e perché non vi è piaciuto, senza troppi spoiler, mi raccomando. Vi invito anche ad iscrivervi al nostro canale YouTube per altri video del genere, oppure unboxing di statue, video su Harry Potter, video sui fumetti, insomma, tutto ciò che riguarda il mondo nerd e le passioni mie e di Maga. Poi abbiamo anche una pagina Facebook, mi raccomando raggiungeteci, metteteci un bel mi piace e fateci compagnia, entrate a far parte di questa mega famiglia che è il Mondo Virtuale Official Channel, che da poco ha raggiunto i 1000 iscritti su YouTube e vantiamo anche un 1200 amici su Facebook. Mi raccomando ragazzi, io vi saluto e ciao, vado a rivedermi il film perché è troppo bello.